L'ateismo classico si è tradotto in termini artistici in neopaganesimo. Scalzato via il cristianesimo perché è stato il nemico da abbattere, è stato permesso attraverso i culti celtici e così via, poi ne vedremo tanti altri, rapidamente, insomma, tanti altri, è stato, come dire, permesso un diluvio di neopaganesimo intanto in Europa e poi in tutto il resto dell'Occidente. E quindi questo è sicuramente un punto fondamentale. Fino a qualche tempo fa a Roma è stata costruita questa specie di grande struttura a testaccio, un ex mattatoio, dove da artisti che, come dire, che appartengono al movimento dell'arte povera, perché anche l'arte povera sembrerebbe un movimento laicale, ateo, in realtà assolutamente no, è totalmente religioso con un connubio, e questo non lo dico io, ma insomma i grandi studiosi del Novecento, da Renato Barilli ad altri, se voi leggete i loro testi, sotto proprio arte povera, che cosa che c'è scritto? Elementi junghiani della filosofia, della psicologia di Jung, cioè elementi archetipici che si sommano ad elementi spiritualisti di tipo orientale. E questo è il pensiero dell'arte povera, cioè è una vera e propria religione, diciamo così, commista ad elementi psicanalitici. E questi sono Merz, Kunellis, insomma ce ne sono tantissimi. E questi elementi sono tutti elementi che in qualche modo, peraltro anche lo stesso Burri, che è poi alla fine il padre della patria dell'arte povera, è come dire il capostipite, no? Con questi elementi, vedete prima avevamo il fuoco, avevamo i sacrifici, avevamo le combustioni, avevamo gli elementi naturali proprio tipici di forme animiste, e qui li ritroviamo tutti, le combustioni di Burri sono questo, no? I cretti e così via, non sono nient'altro che questi elementi, elementi che vengono proprio da caratteri tipici di culture animiste. E poi c'è Giuseppe Penone, che crea, come dire, l'archetipo del totem, no? Cioè più sciamanico e più totemico di questo non c'è niente, ma questa è una religione, cioè non è una forma d'arte contemporanea, è una forma d'arte contemporanea, ma non è contemporanea perché laica, non è contemporanea perché atea, non è contemporanea, questa è sacra, ha a che fare con una vera e propria religione ed è considerata in quanto tale moderna. Allora, si può parlare di sciamanesimo tribalista totemico, nel caso di tutta l'operazione dell'arte povera. Oppure, Hermann Nisch, adesso c'è stato a Palermo, perché poi peraltro questa è una cosa stranissima, questo è contestatissimo dagli animalisti, perché squarta buoi, maiali, e poi fa operazioni di riti di sangue. Vi ricordate? Parlavamo di Giorgio Battaglia, Eros e Thanatos, il rito di sangue, il sacrum facere, cioè l'uomo che compie un rito attraverso l'operazione dello spargimento di sangue. Hermann Nisch non fa nient'altro che questo, e se voi parlate con lui, vi dice appunto che quella settimana in cui queste persone non fanno altro che danzare e a ritmi incalzanti, continuare a manipolare, a massacrare animali che arrivano per il momento già morti, ma questo io poi più di questo non, insomma, poi dopo non è il caso, ma poi piano piano si spogliano, diventano tutti nudi, qualche cosa che viene assimilato all'unorgia, anche se viene mimata, qui non viene fatta, ma probabilmente in privato probabilmente sì, il sangue diventa purificatore. Allora, voi capite che quell'elemento che avevamo sconfitto una volta per sempre del rito del sangue è ritornato un'altra volta. E questa è una forma d'arte? Ma bene, allora è una forma d'arte performativa che avevamo già visto in antico e che ha elementi sciamanici e totemici fortissimi, ma che è, come dire, arcaica. Per certi versi, come dire, la contemporaneità sta riscoprendo tutto ciò che è, come dire, gli elementi più forti sono quasi più quelli paleolitici e neolitici che non quelli immediatamente pre-cristiani, cioè celtici, fenici e così via, no? Quindi l'arte concepita di nuovo come culto sacrificale con spargimento di sangue.
Poi l'egizianismo, e qui partiamo un'altra volta da Napoleone. Facciamo la cosa rapida: Napoleone sale sulle montagne, fa quello che aveva fatto Annibale, poi va in Africa, conquista l'Africa e conquista l'Egitto. Ora, queste sono rappresentazioni ovviamente, come dire, propagandistiche, no? Però poi entra nella grande piramide e scopre la tomba del grande faraone. Porterà via tutto e lo porterà al Louvre. E il Louvre, non a caso, diventerà il luogo dove qualche tempo fa, qualche tempo dopo, no, verranno ambientati dei racconti, no? Come so, Belfagor, quando ero bambino, qualcuno di voi magari un po' più giovane di me, ma insomma se lo ricorda, no? E adesso cosa viene ambientato nel Louvre? Il Codice da Vinci. Perché? Perché il Louvre ha quegli elementi che sono tipici di Napoleone. Se voi guardate questa rappresentazione, Napoleone si rappresenta come imperatore, ma l'ultimo imperatore che ha un peso nella storia d'Europa è Carlo Magno, cioè primo imperatore del Sacro Romano Impero, cioè dell'impero romano rifondato in quanto cristiano, Sacro Romano Impero. Napoleone fonda il nuovo impero neopagano, quindi ritorna all'impero romano, ma da buon romano, con come dire, con i culti di tutti gli alleati. Qui non c'è nemmeno mezzo segno che sia cristiano. Tutti gli attributi imperiali di Napoleone, nel momento in cui si fa rappresentare, sono tutti pagani. Non ce n'è nemmeno mezzo, per sbaglio, cristiano. Potremmo analizzarlo, questo sarebbe bellissimo, un'altra oretta, ma insomma non ce la facciamo. E poi ci ritroviamo con questa cosa, con la piramide di Peng al Louvre. C'era bisogno di fare sta cosa? C'era proprio tanto bisogno di fare sta piramide in mezzo al Louvre, in mezzo alla piazza? Si poteva fare solo questa forma? O forse è ideologicamente ben precisa questa forma? È religiosamente precisa. Perché se voi guardate, tutte le capitali d'Europa, a partire dagli anni 80, si sono dotate di elementi egiziani. Chi ha fatto la Sfinge, chi ha fatto la piramide, chi ha fatto non ho capito, qualcuno dice qualcosa? Gli obelischi, no? Il problema però è che, per esempio, noi a Roma, noi abbiamo avuto Rutelli, il grande innovatore, no? Che ha distrutto la cassa di Marpurgo che conservava e conservava insomma, la Rapacis, che non si capisce secondo quali leggi le è stata fatta, perché insomma sì, aveva bisogno di un restauro, beh, se fa il restauro, no? Paese mio, no? Siccome, comunque vabbè, è stata fatta questa cosa, ma a Roma noi abbiamo 2 miliardi di pezzi egizi e tutti originali. Noi la piramide ce l'abbiamo. Ci abbiamo la piramide Cestia, che è originale. Obelischi ce ne abbiamo a go-go. Sfingi le vendiamo pure al mercato nero, che non sappiamo più che farci. E che mancava allora? Qual era il segno egizio che ci mancava a noi a Roma? L'uccello. 3 bagarozzi. I 3 scarafaggi sacri dell'auditorium. Proprio quella di forma bisognava usare? No, perché sai, io ho parlato con l'ingegnere, perché ovviamente sembra che ha fatto tutto Renzo Piano, ma non ha fatto Renzo Piano, non riusciva a fare le coperture, e un ingegnere romano, ingegnere trattino architetto, ha riprogettato tutto per farle. Ma proprio quelle forme, è proprio così? Non si poteva, cioè, non so, i teatri palladiani che funzionano perfettamente acusticamente, oppure i teatri, teatro Farnese, così, cioè teatri che hanno un'acustica strepitosa, sono fatti a forma di bagarozzo? No. Allora è chiaro, è evidente che qui c'è un, come dire, un metasegno sopra, una sovrapposizione simbolica ben precisa, e anche perché ci abbiamo messo, non so, 30 anni per fare sto benedetto parco della musica, perché probabilmente litigi su quale segno egizio bisognava fare, facciamo a forma
di obelisco a forma di questa, a forma di quell'altra, alla fine sono venuti fuori i tre scarafaggi.